Buona domenica da Elena Bolasco che vi parla e da Michele Totaro, regista della trasmissione della Santa Messa, oggi in diretta da Acerenza. Guardando verso l'orizzonte, nella Lucania settentrionale, si scorgerà sempre tra le creste delle montagne la cima dominata da questo suggestivo borgo. Ai suoi piedi, un laghetto artificiale creato dalla diga costruita a servizio della città, sul fiume Bradano, dà vita a scenari paesaggistici incantevoli e seducenti, arricchiti dalle antiche più estese foreste del Vulture, con la tipica fauna appenninica. Acerenza dà proprio l'impressione di una fortezza inespugnabile. Le imponenti mura che la circondano sono uno scrigno prezioso che custodisce un grande tesoro di storia, arte e cultura. Il Museo Diocesano conserva pregiati oggetti che testimoniano la storia millenaria della cittadina lucana, come gli splendidi vasi provenienti dai corredi tombali, il busto marmoreo che potrebbe raffigurare Giuliano l'Apostata e l'antico crocifisso ligneo, simbolo della gloriosa storia cristiana di questo popolo. La biblioteca, ricca di libri e volumi antichissimi, completa il percorso storico-spirituale offerto al visitatore. Ci si immerge in un'atmosfera di pace e serenità mentre si passeggia per le vie del centro storico, che portano tutte idealmente verso il luogo simbolo, che è la cattedrale, luogo di fede, di incontro e di dialogo. La cattedrale, da cui oggi va in onda la Santa Messa, sorge su un antico tempio pagano, trasformato poi in chiesa paleocristiana. La cripta è un gioiello rinascimentale, nelle sue linee architettoniche e nelle decorazioni scultoree, ricca di simboli che richiamano il senso cristiano della vita e della morte. Gli affreschi di Giovanni Todisco impreziosiscono questo spazio, sovrastato da un meraviglioso soffitto, dove sono raffigurati tutto intorno i padri della Chiesa e al centro gli apostoli e gli evangelisti. È il campanile, invece, la parte più alta dell'edificio sacro. Slanciato e possente, termina a torre, con le bellissime monofore e una finestra rettangolare. Le sue mura sono intarsiate con preziosi frammenti di epoca romana. Possenti i meravigliosi bastioni dei transetti e delle absidi, culminanti con la cupola ottagonale. Molti elementi scultorei arricchiscono la semplice e maestosa facciata della cattedrale di Acerenza, che è dedicata a Santa Maria Assunta e a San Canio Vescovo. L'elegante portale, di stile romanico pugliese, arricchito da meravigliosi ricami su pietra, ci invita ad entrare e a pregare. L'interno, in stile romanico normanno, ci accoglie con una semplicità grandiosa e severa e ci prepara alla celebrazione eucaristica. La pagina evangelica di questa 21ª domenica del tempo ordinario racconta che molti discepoli tornarono indietro e non andarono più con lui. Gesù, rimasto solo con i suoi, chiede loro: «Volete andarvene anche voi?» Pietro, vivendogli ormai accanto, percepisce la diversità delle sue parole rispetto a quelle di ogni altro uomo e in questa occasione professa a Gesù il suo amore. «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Con queste parole, che risuonano forti e liberanti ancora oggi per ognuno di noi, prepariamoci a vivere il giorno del Signore.